fuori e che ha lavorato per la Commissione europea proprio sui problemi del rapporto fra salute ed economia. Mi viene in mente, a proposito di quello che quanto diceva Giuseppe Natale, che in Lombardia c'è una legge regionale 1988, numero 48, che istituisce i comitati di partecipazione dei cittadini sul problema della salute e che però si sono ben guardati, ancora tuttora vigente, dal realizzare in pratica. Prego. Sì, qua dietro c'è la montagna. La montagna è quello che succede durante la vita e uno incontra intanto gli elementi che forse parla del microfono. Sì, gli elementi che determinano la probabilità di morire. E se è questa montagna qua è quella che poi dobbiamo costruire e mantenere per fare in modo che poi se ne esca, si superi questa situazione. Allora io parlerò di questi problemi. Salute ed economia, sistema sanitario pubblico, poi avevo messo qua un altro punto che era lotta di classe. Perché io sono un sociologo originariamente, ho fatto l'epidemia. Ma se devo dire che cosa è successo nel corso di questi ultimi 20 anni nel mondo, io mi sono occupato di sanità in Europa per 10 anni, quello che è successo nel mondo è uno straordinario conflitto di classe, dove ha combattuto una classe sola, cioè la classe dei più ricchi e dei più forti ha combattuto contro gli interessi di tutti gli altri, abbattendo progressivamente tutto ciò che era il bisogno della stragrande parte della popolazione. Questo, diciamo, se uno ha ragione in termini sociali del fenomeno che attualmente è ancora in corso, è esattamente questo. Dall'altra parte, cioè coloro i quali avrebbero dovuto difendersi, non si sono difesi, non si sono organizzati. E sostanzialmente la classe dei ricchi del mondo ha vinto quasi dappertutto. Se uno guarda all'Europa e guarda la speranza di vita in Europa, si accorge che le speranze di vita con i livelli più alti sono sia al sud, quelli col blu più scuro, sia al nord. Cioè, negli ultimi anni la speranza di vita non dipende più se fa freddo o se fa caldo. E non dipende neanche se stai all'est o all'ovest. Questi sono i valori più bassi di speranza di vita. Probabilmente dipende da cos'altro. E dipende dall'economia, dalla società, dalla politica. Questa è la speranza di vita in Europa. Io questa diapositiva l'ho presentata al Parlamento europeo un po' di anni fa e ho fatto mostrato come, guardando la speranza di vita di noi 28 paesi che facciamo parte dell'Unione Europea, è successa una cosa drammatica, cioè praticamente nel corso degli anni, dagli anni 70 ad oggi, le differenze nella speranza di vita sono aumentate in Europa. Cioè, peggio di così non poteva andare, cioè un principio di un insieme di paesi che al termine di un lungo periodo no, si osserva che le condizioni di uguaglianza sono peggiorate. L'Italia fa parte del gruppo di paesi con la speranza più alta. Ecco, però facciamo notare una cosa che è interessante. A un certo punto, come sapete, è scoppiata la crisi economica. Allora, questo che è interessante, io sono curioso di sapere che succederà esattamente nei prossimi anni. Come voi forse sapete, già sono usciti i primi dati dell'Istat che mostrano come l'anno scorso è stato un aumento del numero di morti. E quello che è chiaro finalmente, fin da tempo, è che il tasso di crescita della speranza di vita in Italia, che è stato straordinario dal momento
dagli anni successivi a quando abbiamo introdotto il segretario pubblico, hanno cominciato a flettersi. Cioè, negli ultimi anni, al variare il sistema economico, alcuni paesi, interessante vedere la Grecia, anche questa ha cambiato il tasso di crescita, hanno visto la loro speranza di vita ridursi. Cioè, quindi ci sono determinanti macroeconomici che determinano la nostra speranza di vita. Ecco, se voi guardate, questi sono i quartili della distribuzione della speranza di vita in Europa. Cioè, nel senso, se io prendo i 28 paesi, li divido in quattro parti e vado a vedere la media di loro, queste sono le differenze. Questi, il gruppo dei paesi che vive di più, un po' di meno, poi c'è il gruppo di paesi molto lontani. Cioè, abbiamo proprio divaricato le distanze. E questo vuol dire che c'è una legge di sistema che non funziona, che va contro interessi. Guardate che io appunto lavoravo per la Commissione Europea e noi avevamo un mandato del Parlamento Europeo, io mi occupavo dello sviluppo dei programmi per il cancro, no? E avevamo un mandato del Parlamento Europeo che ci diceva che noi dovevamo lavorare per ridurre le disuguaglianze, ma il problema era che stavamo in sistemi che progressivamente aumentavano le disuguaglianze. Se noi prendiamo i paesi europei e guardiamo l'aspettativa di vita, quelli sono dati dal decennio scorso, però i trend sono sempre evidenti, sì. E guardiamo il prodotto interno lordo espresso come ricchezza individuale, ci accorgiamo che all'aumentare della speranza di vita progressivamente corrisponde un livello di ricchezza più alto. Insomma, molto semplice, essere ricchi fa bene alla salute, non ci sono molti dubbi, fa molto bene alla salute. Ma quello che è interessante notare è che c'è a un certo punto questo far bene non è così chiaro, è a quel punto lì che è importante come noi ci organizziamo. Come il sistema è organizzato, quanto spende, come si organizza, se è efficace, efficiente nel raggiungere i risultati di migliorare la vita delle persone. Io mi sono occupato del cancro, di questo vi parlerò in modo specifico. Questa qua è la relazione tra prodotto interno lordo e incidenza per tumore nei continenti del mondo. Dall'Africa a Nord America. Cioè, questo che è abbastanza evidente è che tanto più sei ricco, tanto più la probabilità di ammalarti di tumore, cioè il cancro è una malattia di noi popoli ricchi. L'Europa è qua. La relazione è molto forte, molto netta, sia negli uomini che nelle donne. Ma se noi guardiamo l'identica relazione tra reddito e incidenza, quindi probabilità di ammalarsi nei diversi continenti del mondo, ci accorgiamo che la reazione non è così chiara. Sono parlando dell'Africa. Cioè, nell'Africa hanno pochi casi di tumore rispetto al nord, ma tanti morti. Cioè, il reddito, la capacità di reddito, ha a che fare poi con la probabilità di superare le malattie. Cioè, i sistemi hanno possibilità di investire per modificare la speranza di vita delle persone. E guardate la cosa molto fastidiosa per noi europei su come va la relazione con la mortalità. Noi abbiamo mortalità, queste sono in particolare dovute ai paesi dell'est Europa, perché lì è successa una cosa che dal punto di vista di queste dinamiche di macro informazioni è veramente clamorosa. Quando è stata deciso, diciamo, di modificare i sistemi sociali in tutto il mondo dell'est, sono improvvisamente crollati i sistemi sanitari. Sono passati nel giro di pochi anni da sistemi pubblici a sistemi alla spera in Dio, cioè sono andati avanti. Adesso, diciamo, nel corso io ho lavorato un po' di anni in questi paesi per risviluppare gli screening per il tumore al cervice uterino, al tumore alla mammella, eccetera. Ma
è stata una cosa drammatica. E lì paghiamo un prezzo di mortalità perché, come io ho detto, ci vogliono i soldi e poi c'è un'organizzazione per raggiungere i risultati. Comunque la cosa interessante notare appunto è che i paesi con incidenza bassa hanno mortalità alta, quasi prossima ai paesi più ricchi. Allora, la relazione tra ricchezza e indicatori epidemiologici per il cancro vale per l'incidenza, la mortalità e la sopravvivenza, vale per tutto. Cioè l'incidenza, nel senso che tanto più sei ricco, tanto più sei a rischio di ammalarti. Mortalità, nel senso tanto più sei ricco, meno la probabilità di ammalarti, la sopravvivenza è più alta. Cioè, per curarti il cancro, è un grande paradigma il cancro di tutta la sanità, cioè perché lì ci vogliono i soldi per pagare, per curare le persone. No? E allora hai a che fare con sistemi diagnostici, sistemi curativi che impiegano tanto denaro e per cui il legame lì è molto forte. E guardate qua la relazione, no? Questo è il proprio piano lordo con i tassi di incidenza, tutti i tumori, al crescere della ricchezza cresce l'incidenza. Questi sono i vari paesi europei. Ma se io guardo la mortalità, va esattamente opposto. Allora, qui quello che è interessante in questa diapositiva è che ci abbiamo aggiunto un'ulteriore informazione. Abbiamo messo che le palle qua che rappresentano i paesi sono proporzionali a quanto si spende in sanità pubblica. Quello che è interessante notare è che praticamente spendere fa bene. E per cui noi a un certo punto ci siamo anche divertiti a modellizzare cosa succede nei vari paesi laddove si fanno dei piani studi, piani di bilanci, di annuali, per vedere se era ragionevole pensare cosa sarebbe successo in quel paese. Beh, si vogliono stimare quanti morti producono un taglio della sanità in un certo paese. Si può stimare. Perché le relazioni sono veramente forti e sono, diciamo, un buon esercizio di modellizzazione matematica. E questa è la relazione tra sopravvivenza e proprio interno lordo. Di nuovo, relazione molto forte. Questi sono dati di Eurocare. Eurocare è il progetto europeo che studia la sopravvivenza per tumore, progetto italiano, che da ormai da 30 anni tutti i dati europei vengono accumulati qua in Italia e vengono periodicamente prodotti la sopravvivenza per tumore nei vari paesi. Come si vede qua c'è una relazione molto forte tra prodotto interno lordo e sopravvivenza, però c'è di nuovo però molto simile a quello che abbiamo visto per la speranza di vita, cioè a un certo livello di soldi, in questo caso lo stimavamo su $20,000 pro capite, conta come li spendi i soldi, cioè la capacità di essere efficiente arriva al punto nel quale tu hai un certo livello di soldi, poi li conta come li spendi. L'Italia è qua, come pallina abbastanza piccolina, vuol dire che noi siamo veramente molto efficaci. Questi sono gli esiti del sistema sanitario pubblico. E la cosa interessante è ragionare su questo punto. Qual è il determinante? E qual è il fattore spiegato? Cioè, è il PIL che determina la variabilità della sopravvivenza. Cioè, se io sono ricco, no? Posso curare bene, oppure il contrario. E se fosse il contrario? Cioè, se noi dovessimo, se fosse necessario curare le persone per aumentare il PIL? Cioè, se la relazione fosse inversa, no? Vorrebbe dire che noi dovremmo dire ogni volta che
si parla di sanità, si deve parlare di investimenti in sanità. Investire in sanità per ottenere più ricchezza. Questo è un po' il modello che utilizza l'Organizzazione Mondiale della Sanità quando ragiona in termini di malattie trasmissibili. È molto probabilmente molto vero per i nuovi paesi occidentali, anche per le malattie non trasmissibili come il cancro. Cioè, se, la riflessione che si può fare è questo: se io sono in un paese e non favorisco la salute per coloro i quali acquisiscono malattia cronico-degenerativa, che cosa determino nel paese? Determino una perdita di ricchezza sociale. Cioè, la ricchezza che tutti costoro portano in sé, come conoscenza, come lavoro, come capacità di stare nella società, nella famiglia, eccetera, è persa. E per cui la loro perdita rappresenta una perdita per la società e probabilmente una perdita anche economica. Noi abbiamo fatto un esercizio che anni fa, che è questo, abbiamo stimato quale fosse la relazione matematica tra speranza di vita nei diversi paesi europei. Allora, questa qui è la stima matematica ed è interessante questa cosa perché può mostrare il grado di efficienza dei vari paesi. Guardate, i paesi che vanno oltre la riga sono paesi che sulla base del reddito disponibile, siccome il reddito abbiamo visto che è associato alla sopravvivenza, quelli che superano questa cosa sono paesi più efficienti, sono capaci, sono così efficienti da modificare l'efficacia del risultato. Benissimo, la Spagna, sapete cosa succede? Se uno fa questa analisi qua, si accorge che i paesi con i sistemi sanitari pubblici sono quelli che spendono di meno e raggiungono i migliori risultati. Si dimostra quindi che l'idea di avere, come è stato detto prima, il diritto alla salute, un sistema sanitario pubblico per tutti, eccetera, non solo fa raggiungere i migliori risultati, ma li fa raggiungere a costi inferiori. La medesima esercizio l'abbiamo fatto di nuovo sugli ultimi dati di Roquet. Nuovamente succede la stessa cosa e nuovamente succede che i paesi che hanno sistemi sanitari pubblici sono quelli con una resa dal punto di vista della speranza di vita perché si è ammalato maggiore. Adesso io sono stato invitato a fare in fretta e volevo dire questa cosa, due punti. Allora, il primo punto è questo: quando si ragiona su queste questioni a livello internazionale si sta osservando dei fenomeni importanti che sono il fatto, per esempio, che interi continenti stanno cambiando la speranza di vita delle loro popolazioni e che probabilmente ci troveremo nei prossimi decenni ad affrontare problemi sanitari di natura nuova. E noi ci siamo posti attenzione anni fa sul continente africano che ha visto una modifica della speranza di vita in alcune aree del territorio africano. In pratica il cancro. Perché è un problema nel mondo occidentale? Perché noi viviamo molto di più di quegli anni dove la probabilità di avere il cancro è alta, oltre 50 anni. I paesi che avevano una speranza di vita su di 50 anni non avevano problemi di cancro. E io ho vissuto un'esperienza straordinaria 7-8 anni fa, dove organizzammo un congresso con operatori africani dove ci raccontarono della presenza nei loro paesi di cancri che la storia della medicina nostra non conosce, perché le persone che si ammalano di cancro arrivano all'osservazione clinica
con delle malformazioni che noi non conosciamo, non sappiamo. E questo perché? Perché per quei paesi praticamente si sono dedicati per anni ai problemi loro, che erano malattie infettive, malattie trasmissibili, poi la guerra, malnutrizione, eccetera. Ma ora ci sono dei paesi nell'Africa che sono, hanno superato una speranza di vita di 50 anni e quindi da loro succede il fenomeno. Bene, io penso che se dovessi dire a che fare, due cose penso io. Io penso che dovremmo lavorare insieme perché in Europa, nel prossimo Parlamento europeo, il tema della salute venga preso come cardine delle politiche e quindi si lavori perché per l'Europa si riaffermi il diritto alla salute per i cittadini. E con questo spirito, si abbia la capacità anche di mostrare come l'Europa possa essere capace di guardare ai paesi degli altri continenti, come il continente africano, sul quale adesso noi siamo veramente prossimi e col quale praticamente gli eventi di immigrazione di questi anni ci costringono a pensare. Grazie. 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 Grazie.